La riforma prevede l'annullamento dell'articolo 58 della Costituzione, che consente l'elezione dei senatori da parte dei cittadini. Ma cosa conoscono i cittadini di questo aspetto della riforma? Chi eleggerà i nuovi senatori? Sempre i cittadini, perché i consiglieri sono votati dai cittadini, quindi... Poi ci saranno membri che provengono da sindaci e rappresentanti delle regioni, insomma. Nominati o eletti dai cittadini? Già disegnati. Perché se dicono che sono disegnati, i sindaci fanno parte del Senato, i sindaci e poi eventuali consiglieri comunali, poi ci sono degli altri personaggi dell'istituzione che sono stati designati prima, che sono già lì, che lo vengono pagati perché prendono già lo stipendio da fare l'altro lavoro di prima. Ma è giusto togliersi un diritto? Non votare più senatori? Dobbiamo cambiare qualcosa, perché se no non si fa niente. Da quanto calano i senatori? Da prima a dopo la riforma? Da 315 a 100, non mi ricordo se senza i senatori a vita o con i senatori a vita, che comunque sono sempre eletti dal Presidente della Repubblica. 5 dal Presidente della Repubblica, poi dal Presidente del Consiglio e dai consiglieri comunali. Quindi i cittadini non votano? No, è lì che non c'hanno un cazzo, hai capito? Cosa vuol dire? Mentre gli altri senatori da chi sono eletti? Sono eletti sempre dal popolo oltre i 25 anni d'età. Sei sicura anche su questo? Abbiamo 8.000 sindaci, quanti senatori ci daranno? Scusami bene, so. 124. 124 senatori? 127 non mi ricordo, non lo so. Ok, quanti saranno i senatori? 124, 100, no, 300? Ma sono nasce quelli che voglio. Dove saranno votati i nuovi senatori? Quando ci sono le elezioni in comune vengono votati, o no? Ma da chi? Dai cittadini. È sicuro? Certo. C'è scritto da qualche parte? Non lo so se c'è scritto. So che ne fanno un certo numero per regione, credo che siano 10 per regione, forse qualcosa di meno. Che legge i senatori, le leggono le regioni, non i cittadini. Quindi diciamo questa parte secondo te va bene? Questa parte in un certo senso, c'è una comodità e quindi diciamo un abbattimento di tutto l'iter burocratico che è un aspetto negativo dell'Italia, di conseguenza secondo me è positivo.